Oh Santa Madre del Santissimo Dio, benedici le nostre armi, indirizza i nostri proiettili e consacra noi così che la nostra ira possa diventare la tua. È sempre un'impresa complessa quella di tradurre per il grande schermo un romanzo di successo. Complesso anche se hai vinto un Oscar e ti chiami Gabriele Salvatores. Educazione siberiana, romanzo scritto da Nikolai Lilin, tradotto in 14 lingue, eccetto il russo, per volere dello stesso scrittore e pubblicato in 20 paesi, raccontava la storia del suo autore. Nato e cresciuto nella comunità criminale di origine siberiana in Transnistria dopo la deportazione ad opera del regime comunista di Stalin. La straordinarietà del romanzo risiede nel racconto della vita in una comunità criminale onesta, perché regolata da leggi non scritte, rigidamente osservate dai suoi membri, pena l'espulsione dalla comunità stessa. Ebbene, il regista di Mediterraneo prende spunto da alcuni elementi di educazione siberiana per raccontare la sua storia, un'altra. L'amicizia tra un gruppo di ragazzi adolescenti, in particolare Kolima e Gagarin, cresciuti in quel contesto, con quei codici morali ed etici che poi, però divenuti adulti, cambiano direzione, l'uno corrotto dal mondo esterno, l'altro fedele alle sue origini. Educazione siberiana di Gabriele Salvatores diventa volutamente così una storia di formazione, di respiro internazionale. Nessun italiano nel cast, anzi c'è uno star di peso come John Malkovich. Il resto sono giovani attori lituani, budget da 10 milioni di euro, location molto belle, una scelta precisa che accomuna Salvatores ad un altro regista italiano da Oscar, Giuseppe Tornatore. La scommessa di un cinema europeo per uscire dai confini della provincialità italiana ed affacciarsi al mondo. Un'ambizione su cui il cinema italiano dovrebbe scommettere di più. Un uomo non può possedere più di quanto il suo cuore possiede.